Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al nostro corso online dedicato al nostro servizio di posta elettronica certificata. Io sono Claudia Storani e sono qui in compagnia di Stefano Troiani che a breve vi presenterò. Spendo giusto alcuni istanti per presentarvi il webinar di oggi che è dedicato al nostro servizio di PEC e a tutti i suoi vantaggi sia dell'utilizzo che anche di come si attiva il nostro servizio. Vi ricordiamo che potete trovare tutti i materiali del corso nel nostro sito corsoonline.register.it. Se per qualsiasi intervento, domanda, se non ci sentite bene, potete scrivere nella chat che vi apparirà nel tool alla vostra destra. Un attimo solo. La presentazione, scusate. Chi siamo? Register IT è la società del gruppo Dada che ha oltre 500.000 clienti e più di 1.800.000 domini e si posiziona tra le prime realtà in Europa per la fornitura di servizi domini e hosting. E vi forniamo tutto il necessario per la vostra presenza online. Oggi siamo qui con Stefano Troiani, solo due parole per dirvi che appunto, come vi ho già detto, potrete lasciare i vostri feedback e le vostre domande utilizzando il tool, la chat che si trova sul tool del webinar. Vi consiglio di farle anche durante il webinar, così potremo rispondervi live. Siamo qui anche con la nostra esperta di prodotto Serena che ci aiuterà a rispondere alle vostre domande. Ovviamente alcune di queste poi verranno risposte a voce da Stefano alla fine della presentazione, quindi fate pure tranquillamente le vostre domande anche da ora. Stefano è il nostro speaker di oggi, che è già stato speaker di altri webinar sull'email, sulla PEC in passato, e oggi sarà qui a presentarci tutti i vantaggi di questo servizio, come utilizzarlo sia per la vita di tutti i giorni che per il vostro business. Ha sviluppato tutti i test funzionali per l'utilizzo del prodotto, della PEC, è responsabile per tutta la documentazione ufficiale che ci ha permesso di diventare Register il gestore accreditato Agid e partecipa anche a tutte le procedure audit interne per il prodotto PEC. Bene, la mia parte è finita, vi ricordo appunto che tutti i materiali del webinar, registrazione inclusa, vi saranno inviati per email nei prossimi giorni, ma potete ritrovarli comunque sempre sui nostri profili social e anche sul sito corsoonline.register.it. Solo alcuni istanti e passo la parola a Stefano. Connessione. Ciao a tutti. Ok. Bene, allora torniamo indietro. Ciao a tutti, sono Stefano, ci siamo già visti recentemente a un webinar sull'utilizzo dell'email per fare web marketing e questo webinar invece, come diceva Claudia, è dedicato all'utilizzo della PEC. Questo è il sommario. Vi faccio una mini considerazione iniziale. Questo webinar, ed è la ragione per cui sono estremamente soddisfatto di averlo fatto, non è commerciale, cioè nel senso chiaramente si parla del prodotto PEC di Register, però la cosa a cui più tengo a comunicare è utilizzare la PEC tutti i giorni per far valere i nostri diritti di cittadino. Quindi la PEC è obbligatoria, cos'è esattamente una PEC, eccetera, eccetera. Iniziamo il nostro tour. Allora, cerco di essere breve nella parte noiosa, ossia la PEC è obbligatoria? Qui un breve specchietto. Praticamente vediamo che dal 1 luglio del 2013 tutti, anche le ditte individuali, partite IVA, professionisti, hanno l'obbligo di dotarsi di una PEC. Quindi soltanto i privati cittadini, me per esempio, hanno il consiglio di utilizzare la PEC e tutti gli altri per legge la devono avere. Allora, operativamente, ok, la legge dice questo, e poi, nel senso, cosa mi viene richiesto? La legge italiana richiede che la posta elettronica certificata che è stata registrata, venga comunicata al registro delle imprese.
E questo può essere fatto in due modi. Andate sul sito registroimprese.it, vedete appunto nella parte destra dello schermo uno screenshot in cui spiega appunto di mettere la vostra PEC associata alla vostra azienda. Oppure se avete un commercialista potete avvisare lui. Sotto considerate che poi tutte queste slide le potrete vedere appunto come diceva Claudia su CourseOSline, su SlideShare, su YouTube, troverete il link esatto per poter registrare la vostra PEC. Allora, sarò breve, però siccome questo è un webinar omnicomprensivo, spiego che cos'è esattamente la PEC. La PEC è soltanto un'email, diciamocelo, è un sistema di posta elettronica. L'unica differenza è che viene regolata da una normativa italiana può essere rilasciata soltanto da un gestore autorizzato. Quindi non è che se io apro una piccola azienda vi rivendo le PEC, deve essere fatto in una procedura molto complessa, lunga e con un sacco di garanzie con Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale, che permette a quelli che diventeranno gestori come il Register di poterla vendere. Quindi è una cosa sicura e garantisce le mail che abbiano lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno. Utilizzo la parola mail perché voglio che sia comune, cioè voi mandate una mail con Outlook o via webmail, ecco, quella equivale a una raccomandata. La PEC garantisce anche l'immodificabilità del contenuto e riservatezza del messaggio. Allora, questo qui è uno schemetto che potete trovare nel manuale operativo, sotto c'è il link dove scaricarlo dal Register, è una astrazione di come funziona. Il mittente manda una PEC, succedono determinate cose e poi la PEC arriva al destinatario. Questo processo viene garantito appunto come sicuro, modificabile e certificato. Allora, subito una domanda calda. Si può utilizzare una casella PEC per inviare email a caselle di posta normali e viceversa? Sostanzialmente, voi avete una PEC e la volete mandare un'email attraverso la PEC a un vostro amico che ha una mail normale, tipo Gmail. Si può fare? Si può fare. Si può fare, però il messaggio non è certificato. Significa che non ha valore legale, quindi non è come inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, ma è soltanto l'invio di una mail. Se posso dare il mio parere da persona tirata in causa Register, noi appunto abbiamo questa interoperabilità e quindi è possibile utilizzarla proprio come una casella email normale. Ok. Ma come è fatta? Al solito spendo poche parole perché immagino che se ne sia già parlato. Comunque brevemente, la PEC, essendo una casella email, ha un duplice aspetto. L'aspetto di casella IMAP o POP3, cioè sostanzialmente è dei codici che identificano una mailbox che può essere configurata sui vostri programmi di posta preferiti, che siano per esempio Outlook, Thunderbird, oppure anche su mobile, iPhone, Android. Quindi la PEC è questo, semplicemente una casella su client. Oppure la PEC, come se ne parlava prima con Serena Giugni, che è qui responsabile del servizio PEC, è anche l'utilizzo di questa casella da webmail. La webmail sapete tutti che cos'è, la possibilità di accedere da browser ovunque ti trovi alla casella. La nostra webmail PEC di Register è www.pec-email.com. Ricordatevi l'HTTPS perché essendo per legge nell'area certificata, ossia dovendo sottostare a tutta una serie di garanzie di sicurezza, il protocollo è HTTPS. Allora, in concreto, cosa devo aspettarmi dall'invio di una casella PEC? E di questo sono abbastanza soddisfatto, ci ho messo il mio bel faccione, perché raramente ci siamo sporcati le mani, fra virgolette, vedendo che cosa succede effettivamente in una casella PEC. A parte qui ci ho addirittura la sciarpa, adesso si muore di caldo. Allora, la simulazione è io che mando una PEC al mio amministratore di condominio.
Bene, io mi loggo nella mia webmail, quella di register, vedete, è tutto vuoto. Mando una mail PEC. Che succede? Dopo poco mi arriva indietro una mail che si chiama appunto messaggio ricevuta di accettazione. Questa mail sostanzialmente vi dice, ok, il messaggio che avete mandato è stato inviato con successo, per esempio non ci sono virus, va tutto bene. Ancora deve succedere qualche cosa. Dopo un po', ecco che arriva un'altra mail, una ricevuta di avvenuta consegna. Questa qui è l'equivalente del cedolino cartaceo che voi ricevete nel momento in cui inviate una raccomandata con ricevuta di ritorno. Quindi considerate che ogni volta che voi inviate una casella PEC a un'altra PEC, ci saranno queste due ricevute previste per legge da AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale. Allora, facciamo un'altra storia di vita vissuta, visto che qui si sta a parlare di cose concrete. Allora, abbiamo detto che l'invio delle caselle PEC ha lo stesso valore delle raccomandate con ricevuta di ritorno. Io ho mandato questa PEC all'amministratore del condominio e voglio dimostrare che io te l'ho mandata, cioè è per legge, dov'è che finisce il digitale e inizia il legale? Allora, premesso che voi potete già utilizzare la stampa della ricevuta di accettazione, quella che abbiamo visto prima, noi vi offriamo, Register, la possibilità di estrapolare anche i log previsti per legge comunque. Quindi andate sempre nella vostra casella email, gestione account e vedrete dei nuovi tab. Oltre a appunto sapere quando scade, configurazioni, eccetera, eccetera, c'è un tab che è richiesta log. Quindi arriverete a questa piccola interfaccia e voi scegliete il periodo di cui voi volete log. Per esempio, se avete inviato una casella PEC oggi, potete estrapolare i log solo di oggi per avere soltanto quelli. Oppure, per esempio, volete per fini di conservazione estrapolarvi i log di un intero anno, lo potete fare. Dopo che avete impostato la data, pigiate scarica log e voilà. Vi arriva un documento in formato PDF al cui interno ci sono tutti questi log. Questo log o questi log voi li potete usare in fase legale. Potete dimostrare all'amministratore di condominio che avete inviato quel messaggio, potete modificare, potete dimostrare di aver partecipato a un concorso, di aver inviato delle informazioni tramite l'avvocato. Questo è come utilizzare la PEC in modo proattivo. Allora, una domanda calda. Dunque, per quanto tempo avrò disponibili i log della PEC? Allora, facciamo il caso che per qualche ragione voi la PEC la facciate scadere o decidete di non rinnovarla. Allora, qui ho estratto un pezzo del manuale operativo, quello di cui parlavo prima, sotto trovate l'indirizzo per leggervelo tutto. Vi faccio brevemente il riassunto. Allora, per legge, Register o comunque tutti i gestori dovranno conservare i log per 30 mesi. Quindi, per esempio, la PEC vi scade oggi, da oggi per i prossimi 30 mesi voi potrete accedere al pannello che abbiamo visto adesso, questo qui. Non potrete chiaramente né inviare né ricevere mail, ma potrete comunque richiedere i log. Quindi per 30 mesi voi sapete che sono salvati i register. Poi, nel momento in cui alla fine il tempo scade e per legge noi siamo obbligati a rimuoverli fisicamente, potete esportare un unico PDF o tanti PDF e salvarli sul vostro computer. Queste sono le vostre ricevute cartacee delle PEC barra raccomandate che avete inviato. Allora, questi qua sono esempi pratici di cui vado particolarmente fiero perché sono tutti miei. Quindi sono cose che ho fatto realmente e ho visto, guardando i commenti dei precedenti webinar, che è piaciuto molto il fatto che io, come si dice a Firenze, sciacquassi i panni in Arno, cioè raccontassi i fatti miei. Quindi, questi sono case history, per fortuna finiti tutti bene, che mi vedano
protagonista nell'utilizzo della PEC. Perché ve li racconto? Perché io, avendo lavorato alla piattaforma, la conosco, la uso al massimo e io credo che tutti dovrebbero farlo. Perché? Poi il gran finale ve lo spiego dopo, però guardiamo intanto un po' alcuni esempi. Allora, contestare una multa, ve la faccio breve. Io abito in centro, a Firenze, e mi è stata fatta una multa perché non avevo il tagliando di residente. Tagliando dei residenti c'era. Quindi che cosa dovevo fare? Amici mi dicevano, guarda, tanto pagala, poi forse te la levano. Oppure nel retro della multa non c'è scritto che tu puoi mandare una PEC. Allora vai alla posta, manda la raccomandata. Io però conosco la legge, nel senso per legge noi le aziende sono costrette ad accettare la PEC. Non avevo voglia di spendere 10 euro di raccomandata e di fare la coda alla posta. Quindi che cosa ho fatto? Ho contestato la multa, avevo ragione, ma inviando una PEC, quindi inviando la fotocopia, la scansione della multa, la foto del mio permesso, la foto della mia macchina parcheggiata con il mio permesso. Come è andata a finire? Alla fine i vigili mi hanno risposto e la multa è stata cancellata. Quindi sono stato contento perché è stato un caso in cui il sistema ha funzionato, il sistema è stato corretto. Allora, un altro esempio, contattare l'amministratore di condominio. Allora, senza entrare troppo nei fatti miei, però diciamo, mi sono arrivati dei bollettini per lavori straordinari, mi sembravano troppi. Allora, non so voi col vostro condominio come siete messi, però non lo so, io quando telefono, tempi di attesa molto lunghi, mi dicano cose, però cioè, non c'è la stretta di mano, non c'è qualcosa di effettivamente formale che mi dice, ok, guarda, è così, ci siamo messi d'accordo, non pagare l'ultimo bollettino. Quindi che cosa potevo fare? Per essere veramente sicuro, al solito sarei dovuto andare alla posta e mandare una raccomandata. Torneremo dopo sul costo delle raccomandate, però qui vedete a destra il tariffario. La raccomandata con ricevuta di ritorno, proprio più scrausa, costa 9 euro e 8 centesimi. Quella più pesante è 14 euro. Ora, mi ricordo quando costavano 3-4 euro le raccomandate, però 9 euro, cioè, parliamo di lire, sono quasi 20.000 lire, mi sembra caro, per poi iniziare un discorso col mio amministratore a cui lui poteva rispondermi, beh sì, no, guarda, le devi pagare. Quindi che cosa ho fatto? Ho iniziato un colloquio attraverso posta elettronica certificata con il mio amministratore e alla fine è andato tutto bene, ci siamo chiariti e lui mi ha detto che quel bollettino non lo devi pagare. Che cosa succede nel momento in cui fra un anno, fra 6 mesi, mi viene detto perché tu non hai pagato il bollettino? Semplice, io vado nel pannello PEC, estrapolo il log o stampo la ricevuta di accettazione e la mostro. Quello legalmente dimostra che io quel bollettino non lo dovevo pagare. Quindi anche questa cosa è finita bene. Allora, nuovo giro. Contattare un gestore telefonico. Allora, che cosa è successo? Boh, credo che capiti un po' a tutti, io volevo risparmiare, ho cambiato operatore telefonico e credo che succeda a chiunque, ti staccano il tuo e ti danno un numero provvisorio che sarà attivo per qualche giorno. Bene, io ho scoperto, forse non sono la persona più sveglia di questo mondo, ma dopo qualche mese che questo numero telefonico non mi era stato staccato e addirittura c'era stato caricato su un contratto a utilizzo che era abbastanza elevato, tipo 30 euro al mese. Quindi io volevo assolutamente che questo numero mi venisse staccato. Mi sono un po' informato, la risposta è stata, bene, devi andare a un centro del gestore. Non vi dico quale, però sappiate che qualunque esso sia, non so la vostra esperienza, ma io mi faccio sempre un'oretta di coda. Poi dovevo avere i documenti, chiedere la dismissione e poi, dopo che avevo fatto tutta questa roba, mandare una raccomandata, 10 euro di nuovo, in cui dico, oh, gente, me lo staccate sto numero.
Che cosa ho fatto? Io ho mandato una PEC, ho scritto tutto l'iter di quello che è successo. La cosa bella di una PEC, a dispetto per esempio di una raccomandata, è che tu puoi aggiungere anche foto, immagini. Basta avere uno smartphone, fotografate il contratto, fotografate qualsiasi cosa, le allegate all'email PEC ed ecco che avete una raccomandata con tutti gli allegati che volete. Quindi ho mandato questa raccomandata, questa PEC, come è finito? E il gestore mi ha contattato 2 giorni dopo e mi ha confermato telefonicamente che quel numero era stato dismesso. Non sapete quanto sono stato contento di non dovermi fare la fila al negozio. Allora, nuovo giro. Mandare un reclamo alla banca. Ok, questo non è proprio proattivo, cioè nel senso non è che volevo ottenere qualcosa. Però non lo so, ho questa sensazione per cui spesso succedono cose e per qualche ragione, perché ci fa fatica, perché è una procedura complicata, noi siamo sempre disposti a lasciar correre. Quindi, che cosa è successo? Io stavo per partire l'anno scorso per le ferie, tra l'altro sono andato in India e ho prelevato qualche soldo a Firenze e il bancomat mi ha succhiato la carta. E io avevo veramente necessità di avere indietro il bancomat perché poi cioè, avevo veramente bisogno della carta. Telefono alla banca e mi rispondono sì, fra una settimana forse glielo diamo. Non ci rientravo coi tempi, io avevo necessità di averlo. Quindi cosa potevo fare? Di nuovo, solco alla posta, 10 euro, raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mandare una PEC da casa. Ho mandato la PEC e sono stato abbastanza deciso. Ho espresso il mio disappunto per il servizio, perché comunque ricordiamoci, le banche sono al nostro servizio, cioè noi siamo clienti e noi dobbiamo avere un servizio indietro. Cosa è successo? Mi hanno preso sul serio, cioè fisicamente no, a telefono no, ero un povero illuso. Con l'invio della PEC mi hanno mandato una lettera di scuse cartacea e il bancomat mi è stato restituito dopo 2 giorni. Sono stato soddisfatto. Allora, altro utilizzo, la Tari. La Tari è questa bellissima tassa sui rifiuti. Per qualche ragione non mi arrivava a casa, bene, contento, fino a che non sono stato contattato da loro perché dovevano registrarmi. Premesso che, boh, in teoria non è un problema mio se loro hanno perso i miei dati. Comunque una signora abbastanza gentile per telefono mi ha detto no, l'unico modo è che lei venga qui da noi, facciamo tutte le procedure, a proposito siamo aperti dalle 9 alle 11. Permesso in ufficio. Allora, PEC, lavoro alla PEC fortunatamente, mi sono informato e questo ve lo do come informazione. Allora, ogni comune, ogni regione ha un indirizzo diverso di riferimento per la tassa sui rifiuti, quindi non vi sto a dare quello di Firenze, però cercate, informatevi, perché comunque lo Stato italiano ha dato la possibilità di comunicare la tassa sui rifiuti anche via PEC. Quindi mi sono scaricato i moduli, li ho compilati a mano, bisognava mettere il certificato catastale, io poi dopo c'è anche un raccoglitore dei rifiuti che mi permetteva di compostaggio, che mi permetteva di avere delle detrazioni, ho fotografato anche quello e ho mandato tutto via PEC. E che cosa è successo? Sono stato registrato all'anagrafica, ho le mie detrazioni e pago felicemente la Tari. Quindi usatela, usatela PEC. Allora, poi questo non è più una cosa di vita vissuta perché boh, mi sento contento di lavorare al Register. Però una cosa buona che ha fatto lo Stato italiano è la possibilità di partecipare a concorsi pubblici attraverso la posta elettronica certificata. Ho citato proprio un pezzettino in cui Renato Brunetta ha firmato una circolare dicendo che è possibile partecipare all'ammissione dei concorsi pubblici con una PEC. Allora, avevo preparato altre slide noiose in cui andavo veramente in profondità su questa questione. Ve la faccio breve. Sebbene
è previsto la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici con la PEC, io vi dico, leggete il bando di concorso. Alcuni, per qualche ragione, la vogliono cartacea, quindi dove vi chiedono cartacea, andate. Altri invece, proprio direttamente in bella mostra, ho messo questo estratto del concorso online per i carabinieri, vi dice proprio inviate il bando di partecipazione attraverso PEC. Quindi siamo un po' un paese eterogeneo, come sempre, fate così, però di là. Però è comunque un grande vantaggio, un grande vantaggio. Ve la do come curiosità. Abbiamo visto dei picchi addirittura sulle nostre macchine di register della PEC in concomitanza con determinati concorsi. Quindi proprio io so che molti la stanno usando e sono contento. Allora, il senso di aver raccontato tutte queste mie cose è questa. E ve lo leggo perché ci tengo particolarmente. Come cittadini abbiamo dei diritti. E spesso pensiamo che non sia possibile fare niente per ottenere giustizia, ma a volte solo pigrizia. Far sentire la propria voce a suon di raccomandate da 10 euro forse è un po' costoso, è vero, però con la PEC, con un costo limitato, il costo appunto del prodotto, invii tutte le comunicazioni con valore legale che vuoi. Quindi io vi dico, ok, per legge, se siete delle aziende, partite IVA, dovete averla, a quel punto usatela. Se invece siete dei privati cittadini e comunque la comprate, usatela. Allora, quindi, cosa aspetta a registrare una PEC? Quindi facciamo il caso in cui ancora per qualche ragione non ce l'avete. Allora, qui ho citato il sito per l'Italia dell'Italia Digitale, AGID. Quindi, tutti le strade portano qua, nel senso questo è il servizio che certifica i gestori. Normalmente quando ci sono gli articoli ben fatti online in cui si parla della PEC, alla fine si dice, bene, registrate una PEC, ecco qui la lista dei gestori, sceglietela da questi. Questa è la pagina in particolare, sotto trovate il link e noi, Register SPA, è un gestore dal 31 ottobre 2012. Quindi facciamo il caso che a questo punto scegliate noi come gestore. Allora, Register offre la PEC gratis per 6 mesi. Allora, è importante dire appunto che è gratis, è vero, però dopo 6 mesi la pagherete. Piccolo distinguo, non è che la pagate per un anno e avete 6 mesi gratis, quei 6 mesi sono veramente gratis, quindi fateci una pensata. Poi, vabbè, nel senso, gratis è su un dominio register, per esempio voi non avete un dominio, quindi vi piace il vostro nome, mariorossi@pec.net. Bene, con questa classe di prodotto potete averla subito. Questo è l'esempio, secondo me, più per un privato. Nel senso, l'utilizzo svincolato dal brand, il brand inteso come azienda. L'altro tipo di prodotto, che non è gratis, è la PEC unica, cioè su un tuo dominio. L'idea per cui noi avevamo pensato queste due classi è, per esempio, l'azienda che ha necessità di avere una PEC, è carino, fra virgolette, nel senso è prestigioso, avere una PEC sul nome a dominio. Quindi miazienda.srl, scrivete a pec@miazienda.srl. Nel caso abbiate domini assurdi tipo Lercio, vi consiglio la PEC agile. Sto scherzando. Allora, questa è un'altra parte importante del webinar che mi è stata, diciamo, non commissionata, ma è venuta fuori dall'analisi dei ticket. Che cosa succede? Allora, io spesso controllo i ticket di primo e secondo livello e è venuto fuori che l'attivazione della PEC non è così chiara. Perché? Perché è un prodotto un po' complesso, è un prodotto complesso perché le leggi sono astringenti. Quindi l'idea è spiegare o comunque farvi vedere come si fa ad attivare una casella PEC. Va fatto una volta e basta. Vediamolo insieme perché molte persone si arenano. Poi potete vederlo adesso, questo video verrà riesportato come YouTube, quindi potrete usarlo anche come memorandum.
Allora, adesso farò una cosa, ossia mi sposterò sul sito pubblico e simulerò l'acquisto di una casella PEC con l'attivazione. Bene. Ecco qua. Siamo sul register. Faccio un controllo se sono ancora loggato come utente. Bene. Allora, vado sul sito. PEC email, prendiamo la Ariosa, come si dice a Firenze. Questa è l'index della casella PEC. Procediamo all'acquisto gratuito di una PEC agile. Bene, qui si dice che cosa c'è, invia SMS, poi le vedremo perché il gran finale del webinar è come utilizzare la PEC al massimo tecnicamente. La prima parte era come utilizzarla in generale, per qualsiasi gestore, la parte finale è come usarla al massimo. Quindi scegliete se volete il rinnovo automatico oppure no, noi lo consigliamo perché se per legge comunicate la PEC al registro delle imprese e poi la PEC vi scade, allora dovete riavviare la procedura con o il vostro assistente legale oppure andando sul registro delle imprese. Quindi è una ragione proprio tecnica per cui noi abbiamo messo il rinnovo. Siete comunque sempre liberi poi di cambiarlo successivamente. Andate su Procedi, non guardate i codici, bene bene, l'acquistiamo. Pagata con carta di credito. Bene. Adesso andiamo sul pannello. Eccolo qua. Allora, fra i prodotti da attivare, qui vedete una PEC agile. Allora, vi dico subito di una cosa che capita spesso leggendo i ticket. Questo processo a volte non è così veloce, ossia nel momento in cui voi acquistate una PEC, non necessariamente la ritrovate subito nel pannello, a volte bisogna aspettare dei minuti. Perché? Perché è tutta una serie di sincronizzazione delle macchine che porta via del tempo. È una cosa a cui noi stiamo lavorando nella più email PEC. Abbiamo eliminato questi tempi di latenza per il prodotto email. Lavoreremo anche per eliminarli sulla PEC. Quindi se dopo l'acquisto non la vedete, aspettate un po' e la vedrete. Quindi, prodotti da attivare, PEC agile. Ci pigiate ed ecco qua la possibilità di creare una casella. La PEC agile, ricordo, è quello su un dominio manutenuto dal register. Vi faccio un altro accenno, poi se non erro comunque c'è una slide dedicata. Allora, spesso i nostri clienti fanno il test online sul sito pubblico per vedere la disponibilità di una determinata casella. Per esempio, Mario Rossi, PEC.net. Ora, non voglio dire, però ho la sensazione che forse quella sia registrata. Quindi fanno un controllo e continuano fino a che non trovano una casella che comunque sia libera. Poi vanno nel carrello e pensano di aver registrato quella casella. In realtà no, perché? Perché il controllo viene fatto one shot in quel momento per evitare abusi. Che significa? Se qualcuno arriva e inizia a registrare tutte le caselle che possono interessare, sarebbe un disservizio per gli altri. Quindi la ragione per cui, dopo aver fatto il primo controllo sul sito pubblico, è necessario fare effettivamente la registrazione manuale sul sito da pannello. Quindi mi raccomando, se prendete una PEC gratis o comunque una PEC agile, l'avete scelta sul sito pubblico, andate subito sul pannello e bloccatela. Allora, qui possiamo scegliere i domini. Abbiamo fatto una scelta in cui ci sono appunto tutte le categorie lavorative, questo perché potrebbe essere utile per coloro che appartengono, per dare lustro, diciamo, se non siete nessuno, nessuno fra virgolette, boh, un dominio che mi piace tanto è PECnet, perché è semplice. Stefano at PECnet si ricorda subito. Allora, registrerò una mail, scusate, sposto Stefano Troiani.
controllo se effettivamente era libera. Bene, procedura di attivazione. Allora, questa qui è una procedura guidata che permette di effettivamente portare a compimento l'attivazione della PEC. Allora, ci sono differenti stati previsti da parte del prodotto da Agid. In questo momento la PEC Stefano _ Troiani PEC.net è vostra, nessuno la può registrare e è a voi intestata intesa come billing, non come titolare. Per poterla utilizzare bisogna andare avanti nella registrazione, in cui vi verrà chiesto se siete una società, compilate i dati della società, se siete un privato, tutti i vostri dati. Adesso li scriverò. Firenze. Quindi saprete quando sono nato, molto pericoloso. Mi riporto bene. Bene, password. Allora c'è un controllo per la password, per renderla sicura. Qui potete scegliere la domanda segreta vi servirà nel momento in cui la PEC sarà attiva e voi perderete, se li perderete, tutti i vostri dati di accesso. Quindi verificando che questa sia vera, alla fine è giusto, è importante, quindi compilatela. Dunque, personaggio storico preferito, non è così, ma è semplice. Quindi qui mi fa un riepilogo, verificate che i dati siano corretti e si fa l'invio, cioè la richiesta di attivazione. Allora, in questo momento la casella è registrata, quindi stefano_troianipec.net è a voi registrato, la casella è pronta per essere attivata, dovete fare un ultimo passaggio. Questo ultimo passaggio è l'invio della documentazione. Questo flusso vi spiega un po'. Che cosa dovete fare? Dovete scaricare un modulo, che adesso vedremo insieme, questo. Basterà soltanto metterci la firma, e dopodiché o inviarlo via fax, o inviarlo via mail, o caricarlo qui una volta fotografato. Mi raccomando, non inviate PDF. Perché? Allora, io per primo amo inviare i PDF, perché con gli smartphone fai la foto del contratto, la foto del documento, altra cosa importante. Importante mandare il documento d'identità, e poi li alleghi in un unico file, ed è una cosa bella, pulita. Perché noi non l'accettiamo? Perché questo software che mangia i PDF ha un riconoscimento OCR sulla pagina, principalmente sulla prima pagina e non sulla paginazione. Questo, detto così, sembra una limitazione, ma in realtà è una cosa che garantisce sicurezza, cioè la possibilità di inviare un PDF con più pagine, di cui una pagina potrebbe contenere qualche cosa di non lecito, potrebbe essere un problema. Quindi abbiamo scelto la trasparenza, abbiamo scelto di caricare ogni singolo file separatamente. Quindi i formati accettati sono JPEG, PNG e GIF, e non i PDF. Li potete caricare con questo upload, li potete inviare alla mail attivazione PEC email, o li potete inviare via fax. Fine. Fine nel senso, che cosa succede dopo che voi l'avete inviati? Allora, finisce in un software di gestione che abbiamo sviluppato internamente al Register, e poi c'è proprio una persona che fisicamente si legge la vostra documentazione, che controlla che la firma che voi avete messo sul documento corrisponde alla firma del vostro documento d'identità. È un riconoscimento molto elevato che Agid ci ha suggerito di seguire. Mi permetto di dire che non tutti i gestori fanno questo, perché la normativa in realtà ti dice è necessario, al fine di attivare una PEC, che il titolare venga identificato. Questo identificato in Italia sappiamo
bene che su una parola ci puoi aprire un mondo. Può essere identificato semplicemente dall'indirizzo IP del computer, però Register ha deciso di andare più in profondità. Se ci fosse un abuso, se ci fosse un problema, se ci fosse qualche cosa per cui è di vitale importanza dimostrare che quell'utente siete voi, noi abbiamo lo storico della vostra documentazione approvata con la vostra firma. Se ci fosse un problema e l'unica cosa che rimanda a voi è l'indirizzo IP, beh, insomma, sarebbe complicato dall'indirizzo IP identificare poi il contratto telefonico e identificare che col vostro contratto telefonico a quell'ora eravate voi. Quindi una cosa che può sembrare un passatemi, un rompimento di scatole, in realtà è qualità. Qualità perché c'è sempre una persona reale. I tempi di attivazione, avendovi spiegato che cosa ci sta dietro, si va da 1 a 3 giorni lavorativi. Noi ci impegniamo sempre di farlo il prima possibile, però ricordatevi questo. Quindi, se dovete partecipare a un concorso, beh, insomma, non aspettate l'ultimo giorno per inviare la PEC, perché mettete sempre un po' di tempo per l'attivazione manuale. Allora, torniamo alla presentazione. Allora, perché devo registrare il nome della PEC? L'abbiamo già visto, perché per evitare abusi. Perché quando non appare la PEC, non appare subito la PEC, vi l'ho detto, stiamo lavorando per evitare questi tempi di latenza e comunque non succede sempre, dipende, è un cron si chiama, una cosa che parte, quindi siete fortunati, vi appare subito, siete sfortunati, ci mette un po'. Allora, questo qui è un pezzo che ho estrapolato dal manuale operativo che sostanzialmente vi spiega il procedimento di attivazione, però l'abbiamo visto proprio dal vivo. E ora il pezzo caldo, tricks and tips. Allora, spinge al massimo la tua PEC. Questo lo so che è poco professionale vedere un tizio che salta sopra uno skateboard, ma ci tengo veramente perché oltre a essere un ottimo prodotto, proprio a livello in generale, proprio concettuale, la PEC, quindi non sto parlando solo di Register, ma parlo proprio come prodotto, dovete usarla, ma come? Cioè, nel senso, ok, è comoda, ma alla fine che cosa devo fare? Allora, quello che succede è che, e vi parlo per esperienza di amici, conoscenti, si sono registrati una PEC e poi, ehi, ma io mi fa fatica a consultarla tutti i giorni, cioè nel senso è come un'altra mail. Che cosa potete fare per evitare di dovervi ogni volta o lanciare Outlook per verificare la PEC oppure loggarvi via webmail? Cioè diciamocelo, se uno non è che riceve 10 PEC il giorno, quindi alla fine può capitare che la guardate una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane e poi magari vi perdete una mail importante. Ecco 3 soluzioni che vi permettono di essere aggiornati in tempo reale sulle PEC che voi ricevete. Allora, iniziamo sull'alert SMS e email. Allora, una volta entrati nella webmail avete la possibilità di farvi inviare un SMS, e questo è particolarmente carino, perché non avete bisogno di niente se non il vostro cellulare, nel momento in cui ricevete una PEC. Che succede? La vostra PEC sta lì a candire, voi non la guardate mai, ricevete una PEC lì dentro, Register, vi manda un SMS con scritto, ehi, la tua PEC ha ricevuto una PEC, sì, la tua PEC ha ricevuto un messaggio. Controlla, valla a vedere. Questo alert non avviene nel momento esatto in cui tu ricevi un messaggio, ma tu puoi scegliere il momento in cui tu lo puoi ricevere. Tipo, se ricevi un messaggio alle 3 di notte, non ti arriva l'SMS alle 3 di notte. Quindi questo mi sembra buono. Nota, asterisco. Se tu comunque controlli, accedi alla PEC da IMAP, questo SMS non ti arriva. Quindi la casella deve essere proprio in tonsa, lo dico perché ho letto alcuni ticket. Altra cosa, back, puoi mandare l'SMS o anche una mail, quindi cioè, stai sicuro. Altra cosa, in filtri mail, quindi sempre nelle impostazioni della PEC, puoi anche inoltrare direttamente la PEC. Quindi se tu è un'email dell'ufficio, una PEC di lavoro, magari forse non vuoi fartela inoltrare sulla tua casella, preferisci avere soltanto un alert e poi controllarla nell'area certificata. In questo caso, se non ti importa, la voglio ricevere su Gmail, la voglio ricevere sulla mail di lavoro, puoi inserire fino a 3 caselle email a cui inoltrare la PEC che tu hai ricevuto. Nota,
la puoi inoltrare a caselle email, non PEC. Perché? Perché poi si rientra nel gioco delle ricevute di accettazione, ricevute di conferma. E per finire, amo questa cosa, essendo la PEC una casella email, né più né meno, POP3 o IMAP, io l'ho impostata come account aggiuntivo su Gmail. Cosa ho fatto? Sono andato appunto su Gmail via web, ho fatto aggiungi account, ho messo tutti i dati della casella PEC, fine. Che cosa succede? Non soltanto ricevo la posta direttamente su Gmail e quindi non soltanto via web, ma anche sul mio cellulare, perché ho impostato Gmail sul cellulare, ma posso anche inviare email PEC dal mio cellulare o da Gmail. La procedura è un po' lunghetta, nel senso si tratta semplicemente di aggiungere un account aggiuntivo. Qui vi ho messo il link su Google per poterlo fare. Poi magari si farà un nuovo webinar, un'altra guida. Allora, tutto quello che ho detto, non tutto, però molte cose di cui non ho parlato, per esempio molte domande, PEC gratis, gestione della PEC, attivazione, gli stati, configurazione su Outlook, Thunderbird, eccetera, lo trovate sul nostro blog supportregister.it, manuali PEC. Questo è uno screenshot, comunque basta ricordate supportregister.it, c'è l'iconcina della PEC. E niente, le trovate tutte lì. E per finire, il momento delle domande. Allora, Elisabetta, ma la PEC gratis di Register è gratis per sempre? No, nel senso, ed è gratis per 6 mesi, è scritto, è trasparente, cioè Register vuole essere trasparente su questo punto, quindi allo scadere di questi 6 mesi, a meno che tu non abbia disabilitato il rinnovo automatico, pagherai il costo della PEC in un'unica tranche per l'anno a venire. Dunque, ma la PEC, Mattia, questo è obbligatorio anche per chi ha la partita IVA, devo comunicare al registro delle imprese? Allora, era una slide all'inizio, comunque sostanzialmente la legge italiana dice per tutti, a meno che tu non sia un privato cittadino, quindi dalla partita IVA fino alla mega azienda multinazionale, devi avere la PEC. Per legge devi comunicarla al registro delle imprese. Per farlo puoi guardare il webinar in versione YouTube o comunque le slide che abbiamo visto, o lo comunichi al tuo assistente legale, oppure te lo fai direttamente te sul sito del registro delle entrate. Allora, ma quindi Marco, con la PEC ho più possibilità di vincere ricorsi alle multe? Magari. No, la PEC è una raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi se tu sei nel giusto anche con la versione cartacea. Però magari non ti va di andare alla posta e spendere 10 euro, quindi la PEC è onesta, nel senso se tu hai ragione, in teoria vinci, però non c'è nesso di causa. Allora, perché gli altri gestori non chiedono tutti i documenti? Sì, allora, a questo punto, come vi dicevo, è vero, in alcuni casi, alcuni gestori, la procedura può sembrare più semplice, però è una cosa a cui teniamo e ve la spiego anche economicamente. Questa attivazione manuale al register costa, perché ci sono delle persone dedicate che la mattina si alzano e controllano che la vostra firma sia uguale a quella del documento. Ora, siamo in un mondo in cui si cerca di risparmiare, perché il register spende per questo? Perché spende per rompere le scatole? Perché noi crediamo che sia giusto, perché noi crediamo nell'identificazione con tutti i crismi del cliente, del titolare. È vero, tutto si può falsificare, però c'è un'ottima ragione per cui noi pensiamo che col vostro documento, con la vostra foto, noi vi abbiamo identificato e noi garantiamo per voi, garantiamo attraverso i log legali della PEC in causa, in giudizio. Allora, perché altri no? Allora, come faccio a sapere gli indirizzi PEC che mi interessano? Ecco, questa è un'ottima domanda. Torniamo qua. Allora, un servizio veramente fico che il Register offre è
la possibilità di avere una specie di search interno di tutte le PEC, e questo non soltanto se sei cliente PEC, ma per tutti. Quindi basta andare alla webmail della PEC, pec-mail.com, e in questo search iniziare a mettere le parole chiave che vi interessano. Per esempio, allora iniziamo con polizia municipale. E qui iniziate a vedere tutto il search, tutte le PEC. Firenze, ecco qua. Le PEC della direzione del capo della Polizia Municipale di Firenze. Non ho invaso in qualche modo la privacy dei vigili, perché l'elenco delle PEC è pubblico e noi semplicemente ci agganciamo al database di Agid e lo mettiamo sotto forma di search a disposizione di tutti i clienti. Quindi se sono privati, li potete trovare sul sito corporate, perché come abbiamo detto per legge loro sono tenuti ad averli. Se si parla della pubblica amministrazione, usate questo search. Poi, Serena, quanto sono i tempi di attivazione della PEC? Beh, come vi ho spiegato, Register si impegna ad attivare la PEC entro 3 giorni lavorativi. Questo non significa che sono 3 giorni lavorativi, potrebbe essere anche 2 ore, potrebbe essere anche un giorno. E basta, niente, mi sembra che siamo arrivati alla fine della webinar. Allora, potete contattarci al numero 035 630 55 61 tutti i giorni dalle 9 alle 18, vi risponderà qualcuno. Rimani sempre aggiornato su corsi online e poi troverete un sacco di informazioni e notizie sia su Facebook, i nostri profili social, su Twitter, su corsi online. Questo video verrà caricato su YouTube, su SlideShare, insomma, rimaniamo in contatto. Mi ha fatto molto piacere stare qui con voi, e questo webinar, io ci credo veramente, iniziate a mandare PEC a tutti. Bene, vi saluto, adesso dopo questo gran finale trionfale vorrei che scomparisse e mi stacco un pezzo alla volta. Ciao!